Oggi spacchiamo batterie. Recuperiamo le batterie utilizzando strumenti di violenza. Perché violenza è bello. Dentro questo pacco batterie, dentro questi pacchi batterie, ci sono le celle al litio. Come si apre un pacco batterie? È semplice, si prende il pacco batterie e si esercita un certo grado di violenza. Come potete vedere, si è aperto e all'interno vedete le celle. Sono esattamente quelle che noi dobbiamo recuperare. Ora questi pacchi batteria potrebbero anche esplodere, ma l'uso sapiente della violenza ci permette di accedere a quelle che sono le celle. Ora, perché un pacco batterie smette di funzionare? Perché qua dentro c'è una scheda dotata di calcolatore elettronico, probabilmente questa è una CPU, o questa. C'è una scheda che comunica con il computer a cui è connesso questo pacco batterie e gli dice ok, la batteria sta bene, oppure ok, la batteria è guasta. Ma perché dice che è guasta? Perché molto spesso una di queste celle smette di funzionare e quindi va in corto, si interrompe, non carica più, soprattutto perché il computer in questione, questa scheda, decide che la batteria non si carica più. Come lo decide? Beh, facendo dei test sulle batterie, ma anche contando molto spesso il numero di cariche, i cicli di carica che questo pacco batterie ha avuto. E lui, questo cazzo di coso, decide che dopo, che ne so, 200 ricariche la batteria è da cambiare. Ovviamente dicono che lo fanno per motivi di sicurezza. Noi su questo stiamo già vedendo un problema. Qui c'è un po' di ossido, quindi questa batteria probabilmente è andata. Quindi si prende un tester e si misura. Vediamo che cosa abbiamo su questi pacchi di batteria. Ah! Certo, può essere una perdita di tempo, ma è sempre bello smontare le cose e vedere come sono fatte dentro. Ora, qui c'è del cartone. Vediamo un po' cosa dice qua. Niente. Zero. Queste sono in parallelo, guarda un po'. Sono in parallelo di qua, in parallelo di là. Sono tutte in parallelo. Vediamo questa che dice. Niente. Niente. E questa c'è il cartone. Va bene, bisognerà fare un po' di prove. Probabilmente bisognerà sparallellare queste batterie, interrompendone il parallelismo, così, con una discreta violenza, in modo da provare le singole celle. Ora potrebbero essere completamente scariche, è probabile, bisognerebbe vedere se tengono la carica, bisogna provare a ricaricarle, tipo questa. Ma può essere che non misurano niente, completamente niente? Eppure è così, non misurano il niente. Queste batterie potrebbero essere totalmente decedute. Beh, adesso andiamo avanti con gli altri pacchi batterie e vediamo che cosa troviamo. All'interno di codesti pacchi batterie. Ad esempio,
Da questo pacco batterie ora, questo, ho estratto queste batterie. Guardate un attimo che cosa misuriamo. Ta-da! 3,7 volt. Cella buona. Zero. Cella probabilmente difettosa. 3,5 volt. Cella buona, un po' scarica. 3, fai contatto, 6 volt. Cella buona. 2,4 in discesa, potrebbe essere difettosa, ma la proveremo. E 3,7 volt, un'altra cella buona. Quindi qua abbiamo, direi, 5 su 6 sono buone. Sono buone! Sono celle buone! E quindi, le mettiamo qua. Come vedete, si trovano celle buone nelle batterie che poi possono essere recuperate. Questo è il computer interno con protezioni di vario tipo, con il solito microprocessore che controlla i cicli di carica e li conta. E vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' cosa troviamo all'interno di codeste batterie. Come spesso accade su questo canale YouTube, il cazzo si è rotto, e quindi direi che per adesso basta così. Abbiamo trovato una notevole quantità di celle funzionanti. Queste forse non sono funzionanti, però si potrebbe provare a ricaricarle. Oppure potremmo fottercene, perché sono a 0 volt, perché ne abbiamo tante che funzionano, sono a 3,7 volt tutte quante. Per cui possiamo passare alla seconda fase, cioè finalmente provare a riparare il trapano Bosch. Ho il sospetto che questo caricabatterie abbia problemi. Perché? Perché se vi ricordate il pacco batterie che avevo ricostruito, beh, le batterie sono tutte a 3,4 volt. Quindi non vorrei avere fatto qualche cazzata. Però ne ho preparato uno nuovo che ora sostituirò al posto di queste e vediamo un po' se il Bosch torna a funzionare. Ed ecco qua il pacco batterie rimontato con 4 celle recuperate da queste sono probabilmente guaste, ma queste sono quelle buone e ho preferito cambiarle tutte. Per cui adesso c'è da provare e vedere se il trapano funziona. Devo solo ricordarmi come si rimonta questo coso. Dopo aver bestemmiato 2 ore per rimettere a posto questo cazzo di plastica rossa, ho rimontato il pacco batterie che misura un cazzo perché non ci entra il terminale. Comunque fidatevi, sono 13,4 volt. In teoria il trapano dovrebbe già funzionare. Vediamo. Mi dice batteria scarica, giustamente, infatti si ferma. Però questo è già un buon segno. Vuol dire che il trapano di suo funziona. Bene. Questa è una gran cosa. Forse questa batteria mi fa il favore di uscire dal cazzo. Forse possiamo provare a metterla in carica. Vediamo un po' se ci riesco. Che già ho i nervi! Carica batterie Bosch. Bosch. E questa è la batteria. Se entrasse. Ok, lui lampeggia quando la batteria è in carica, per cui speriamo che ce la faccia a caricare, perché io mi sarei anche rotto il cazzo di mettere le mani su questo cazzo di trapano trovato nella spazzatura. Questo. Però mi piace la marca perché solitamente è solida. È comodo, è piccolo, è un ottimo trapano avvitatore di backup e l'idea di riciclo è comunque sempre valida. Bisogna riciclare le cose.
bisogna buttare le cose, bisogna aggiustarle e riciclare. Vedete, con queste quattro batterie recuperate da pacchi batterie di portatili, forse, e dico forse, forse l'abbiamo riparato. E adesso è il momento della verità. La luce ha smesso di lampeggiare. Vediamo se riesco con una mano. Ed ecco, tre LED, batteria carica, avvitatore funzionante, che fa un po' di... fa un po' fatica a girare forse, o forse questa è il suo... è la sua velocità. Bene, quindi pacco batteria aggiustato, magari gli diamo un'occhiata dentro e vediamo com'è combinato. Eccolo qua, è effettivamente un po' schifoso. Vediamo se riusciamo a togliere, ecco, questo circuitino l'abbiamo sganciato. Sembrano due LED. Il motore è questo. Adesso vediamo com'è combinato. Qua è un po' tutto sporco, è sporco. Vediamo un po' se si può oliare, ingrassare. Qua c'è la scheda, tutto a posto. Bene, bene, molto bene. 2 ore e mezzo dopo, 350 bestemmie dopo, questa è la massima velocità di questo stronzo. L'ho dovuto aprire e richiudere 47 volte. Perché, come sapete, aprire questi cazzo di cosi, poi saltano pezzi dappertutto e per rimontarlo bisogna bestemmiare, bestemmiare. Beh, che dire? Funziona, vaffanculo.